Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. E questo è un video in collaborazione con la Crossfire. La Crossfire è una ditta cinese che, oltre a quello che è il materiale, diciamo così, da scrapbooking, quindi dalle nastrini, come si chiamano quegli scotch che si attaccano sulla carta, adesivi, tutto quello appunto che è necessario per lo scrapbooking. Ultimamente ha lanciato anche tutta una serie di una linea dedicata agli stampi. E vedendovi interessata comunque a quello che era l'articolo, mi avevano proposto se accettavo appunto di, diciamo così, far vedere nei miei video quelli che erano i loro prodotti dal punto di vista degli stampi. Io ho accettato, ho scelto un tot di prodotti in base a quella che era il target che loro mi davano e adesso vi mostro che cosa ho scelto. Si tratta appunto di stampi. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo, che è un set, e questo è il codice. Questo è un set, adesso lo apro perché non ho il cavalletto, quindi ve lo mostro e lo apro e ve lo mostro. Allora, è un set di 5 pezzi formati, praticamente è un set potrebbero essere dei sottobicchieri, potrebbero essere dei piattini, potete immaginare qualsiasi cosa. Allora, appunto, sono 5 pezzi e non ho capito perché questi due non avevano la plastichina, però vabbè. Allora, questi, guardate come sono lucidi. Vedete? Allora, questi due sono ottagonali, sì, due ottagonali, due a forma di fiore, bellissimi questi. Potrebbero essere anche gli svuotatasche, perché quando la resina, ad esempio, si cola la resina e la si lascia asciugare quel tanto. Giusto per farla solidificare e poi si estrae e si mette al di sopra di un qualcosa di curvo, può diventare un piattino svuotatasche, eh? Quindi molto carino. Quindi due fatti così e due tondi, quindi sono 6, 2, 4, 6. Due tondi, eccoli qua, senza nessuna, molto lucidi, senza nessuna decorazione. Quindi questo è il primo set, bellissimo. Poi vi lascio i link tutti in descrizione. Il secondo set è questo. Sono sempre dei appoggiatazza, svuotatasche, quello che volete, insomma. Adesso ve li faccio vedere. Allora, il codice è questo. Ve lo faccio vedere adesso perché poi apro questo e quasi sicuramente questo. 5 stampi di questo genere, piuttosto grandi, che credo appunto vengano utilizzati come piattini cioè piattini poggiatazza. E sono molto belli, lucidissimi. E qua ci si possono inventare tantissime belle cose. Poi ancora altro set, questo è il codice, e sono 5 pezzi di gnomi. Allora, questo deve essere un gnomo fatto in una maniera e un gnomo fatto in un'altra. Adesso li apro e vediamo come sono. Allora, il primo gnomo è fatto così. Queste sono decorazioni per l'albero, eh. Scusate, per l'albero piuttosto che per qualsiasi altra decorazione vogliate fare. Adesso magari lo apro e lo vediamo insieme. Eccolo qui. Un bello gnometto col cappellone grosso, la barba lunga. Molto carino. E sono 5 pezzi fatti così. Adesso vi faccio vedere l'altro set. Allora, l'altro set ha questo codice, sono sempre 5 pezzi di gnomi fatti così. Guardate che carino.
Dimenticavo che questo qua potrebbe diventare anche un bellissimo portachiavi, eh? Cioè, non è perché c'è un gnomo e può essere attaccato solo all'albero, si possono attaccare all'albero oppure possono diventare appunto dei portachiavi, porta cose attaccate alla borsa, allo zaino. Anche questo qua è lucido, perfetto. E sono così. E ce n'erano almeno 3-4. Anche 5 tipi di questi tipi di gnomi, molto carini. Ultimo stampo, questo, un pezzo solo. Adesso lo apriamo e vediamo che cos'è. Comunque è una decorazione, questa è anche questa per l'albero, tipo quei cristalli da quei cristalli dei lampadari, sapete, quei lampadari tutti a cristalli che scendono. Ecco, questo è fatto in quella maniera. Comunque adesso lo apro e ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Vedete? È tutto frastagliato sulla parte esterna, proprio come sono i cristalli dei lampadari. La parte interna è assolutamente lucida, vedete? E ha la forma appunto del diamante, come si dice lì, adesso non so come, dei cristalli di Boemia che vengono utilizzati per fare i lampadari bellissimi. Delle ville antiche, delle ville nobili. Eccoli qua. Bellissimo. Quindi, questi sono tutti gli stampi che mi ha mandato appunto la Craspire. Io vi lascio quello che è il link in descrizione, in modo tale che voi possiate andare a curiosare sul loro sito, dove ci sono veramente, veramente, veramente tantissime, tantissime cose, un po' per tutti i gusti. Quindi vi saluto, saluto la Craspire e la ringrazio ancora per questa collaborazione che mi ha offerto. Se volete mettere il pollicino in su, iscrivervi, commentare, fate assolutamente quello che volete. E quindi niente, io vi rinnovo i miei saluti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!